Al termine del primo triangolare di allenamenti congiunti, siamo con Daniele Gallo. Allora, inizio chiedendoti quali sensazioni in questo inizio di stagione, chiaramente arrivate da settimane di preparazione di lavoro intenso, come vi trovate e come sta andando? Allora, posso dire che ci troviamo secondo me bene. Il gruppo è, da quello che si può dire, diciamo, sono poche settimane che abbiamo cominciato, mi sembra che sia molto coeso e sicuramente c'è un po' di stanchezza, però è così per tutti all'inizio, quindi ci sta. Ecco, diciamo, oggi prime due partite, domani ne farete una terza. Diciamo, che cosa vi portate dietro? Chiaramente dal punto di vista dei risultati è quanto mai secondario, più che mai secondario in questo momento ragionare dei risultati, però che cosa ti porti dietro dopo questa giornata? Allora, sicuramente come hai detto te, in questo avvio, diciamo, di stagione, comunque nelle prime amichevoli, a mio parere non è così fondamentale guardare il risultato, sicuramente però le sensazioni che si hanno dal campo. E in questo allenamento congiunto, il primo con Garlasco, secondo me si sono viste già delle belle cose, e un gruppo che sembrava abbastanza affiatato. Nella seconda, secondo me, abbiamo pagato un calo, se si può dire, fisico e mentale, perché era la prima volta che ci si stava, diciamo, che ci si metteva tutto il giorno impegnati a livello allenamento, partite, tutte queste cose qui, però secondo me ci arriviamo bene, ecco, in questo inizio di stagione. Un'ultima battuta, tu sei uno dei vecchi, tra virgolette, dello spogliatoio e infatti anche vice capitano. Secondo te che cosa dovrete cambiare rispetto allo scorso anno e che cosa invece secondo te può essere un valore aggiunto che vi portate dietro dalla scorsa stagione? Allora, dalla scorsa stagione, secondo me, ci dobbiamo portare dietro la capacità, cioè più che la capacità, il sapere che se non si dà il massimo per tutta la partita non la porti a casa. L'abbiamo dimostrato l'anno scorso, fai bene magari i primi due set, poi dopo la perdi 3-2 perché cali un pochettino di, diciamo, di concentrazione, tutta questa cosa qui. Non abbiamo sicuramente le potenzialità per poterci sedere durante la partita e dire la vinco lo stesso, quindi questo no. Quest'anno sicuramente ci sono più ragazzi giovani, e c'è quindi magari un po' più di spensieratezza, se vogliamo dirla tutta, che magari in alcuni momenti fa anche bene, e ovviamente dobbiamo portare, secondo me, della continuità. Secondo me dobbiamo fare della continuità il nostro punto di forza. Sbagliare poco e continuare a essere lucidi per tutto l'arco della partita. Questo secondo me. Grazie. Grazie a voi, ciao.